Salve, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento serale. Andiamo a vedere subito che cosa è successo oggi per quanto riguarda le borse europee. Oggi abbiamo assistito a fortissimi ribassi, tutte le borse europee hanno chiuso al di sotto la parità, appesantite soprattutto dall'ondata di vendite che ha colpito i titoli bancari ed i petroliferi. Il DAX è chiuso a meno 1,81%, l'Ibex a meno 2,96%, il CAC di Parigi a meno 2,47%, il FTSE di Londra a meno 2,28%, il FTSE MIB a meno 3,07%. Durante la notte nessuna sorpresa dal fronte banca centrale, ovvero la banca centrale australiana, la Reserve Bank of Australia, come di attese, ha confermato i tassi di riferimento del paese a livello del 2%. Durante il corso della seduta mattutina in Germania, nel mese di gennaio, il tasso di disoccupazione scende ai minimi storici dal 6,3 al 6,2. Mentre invece dell'Eurozona i prezzi alla produzione sono risultati in calo nel mese di dicembre. Domani, mercoledì 3 febbraio, avremo un unico market mover importante in programma alle ore 16 dagli Stati Uniti con l'indice ISM manufatturiero. Bene, passiamo direttamente all'analisi delle nostre coppie valutarie, partendo appunto dall'eurodollaro. Per quanto riguarda l'eurodollaro, vedete, la situazione rimane sempre in congestione, niente da fare, ovvero vedete, è molto difficile da tradare in questo periodo. Quindi al momento restiamo flat. Passiamo avanti all'USD/Yen. In questo momento abbiamo il dollaro yen evidenzia, continua la correzione dopo il forte movimento rialzista di venerdì dovuto all'intervento della BOJ che aveva annunciato nuove misure espansive, portando la prima volta il tasso sui depositi in territorio negativo, esattamente allo meno 0,10%. Ciò, vedete, ha condizionato lo yen, ha portato quindi venerdì a un deprezzamento. Poi lunedì e martedì abbiamo assistito a queste due giornate ribassista di fila. La coppia oggi è arrivata a testare 120 e 30, ha fatto un po' di titubanza alla rottura del supporto e poi adesso in questo momento, al momento c'è a poche ore dalla chiusura del A poche ore dalla chiusura della candela giornaliera, praticamente siamo a 120,14, ovvero a circa una ventina di pip al di sotto il livello statico giornaliero, cioè che è a 120,32. Al momento lo scenario che abbiamo in questi giorni, ricordo che in questo momento, oltre alla rottura di questo livello, ci troviamo anche al centro dell'area, cioè il supporto giornaliero è situato proprio al centro dell'area tra i due livelli di Fibonacci 50 e 61,80, tracciato appunto sull'ultimo movimento ribassista. Al momento lo scenario che abbiamo in questi giorni non è tanto chiaro, nel senso che le due medie più veloci hanno un nuovo movimento rialzista, vedete, cioè evidenzia una direzione rialzista inclinata verso l'alto, con la EMA meno reattiva che inizia anch'essa a passare al di sotto le candele ed a convergere verso l'alto, mentre Fibonacci con la falsa rottura del 61,80, limite massimo per una correzione, mi informa che la coppia vuole continuare a seguire ancora il suo movimento ribassista, interrotto proprio con la decisa correzione. Al momento resto flat per avere maggiori info da parte dell'azione del prezzo nei prossimi giorni. Passiamo a GBP/USD, anche qua non c'è niente da dire, nel senso che anche su questa coppia abbiamo uno scenario di difficile interpretazione, sembra ancora in congestione, ma con un lieve cenno di impostazione rialzista. Ciò si evince anche dalle direzioni delle due medie più veloci, ma
Nonostante tutto, al momento sembra ancora tenere in vita il trend di medio periodo che resta ribassista. Anche qua però resto ancora in stand-by. Passiamo a USDCHF, oggi secondo appuntamento ribassista di fila, movimento che per chi mi ha seguito nel lunedì mattina sul canale Facebook ho dato delle informazioni appunto di un possibile movimento intraday short a correzione del movimento di fondo che resta rialzista. Rialzista che è dovuto anche dalle informazioni che ci danno le inclinazioni delle tre medie. Ora passiamo all'AUD/USD. Al momento tra le indicazioni ci sono indicazioni contrapposte già evidenziate nell'analisi di ieri, cioè ovvero tra ciò che evidenziano le tre medie con il classico incrocio che di solito prendo da trigger point che mi indica una nuova fase long, e Fibonacci invece dove la coppia è andata ad impattarsi su 61,80, limite massimo della correzione dell'ultimo movimento ribassista. Sembra che stanno prevalendo però le informazioni fornite dai livelli di Fibonacci, dove la coppia proprio oggi con il forte movimento ribassista ha provveduto a terminare quasi definitivamente. Occorre un'altra candela ribassista di fila, praticamente vedete, quasi, diciamo, come ho detto prima, quasi definitivamente ha provveduto a terminare il movimento ribassista, la fase di correzione del movimento di fondo short. Inoltre si evidenzia anche fino nei primi del pomeriggio c'era anche un possibile pattern short accompagnato da un altro classico pattern a price action, un engulfing bearish, però per lo più con questa fase di correzione intraday da parte, vedete che da parte dei compratori che ha formato questa l'overshadow va via, diciamo, non è più valido l'engulfing bearish che si è avuto nel corso del pomeriggio. La mia idea era quella di entrare sull'engulfing, però al momento, siccome non c'è, a questo punto c'è di entrare short, quindi che cosa faccio? Aspetto domani per avere maggiori informazioni, ok? Vediamo un attimo che cosa succede domani. USD CAD, passiamo all'USD CAD. Io ricordo che sono sull'operazione di vendita dopo aver raggiunto un gain momentaneo di 60 punti ieri, il movimento rialzista odierno, vedete, ha fatto ritornare l'operazione per un certo periodo di tempo della giornata in perdita. Al momento siamo di nuovo in profitto di una decina di punti. Io ripeto che sono entrato short per quale motivo? Dalle indicazioni di Fibonacci, in quanto i prezzi hanno superato il livello di soglia di correzione a 61,80, e dalle indicazioni date dall'incrocio della media rossa al di sotto la nera, la strategia Magic Fibo che io spiego nei webinar. E quindi ecco perché ho utilizzato queste indicazioni, nonché anche la fase di l'ultimo massimo raggiunto qui con l'inclinazione delle medie, quindi praticamente ecco perché sono tutte informazioni che mi danno un'unica strada verso il ribasso. New Zealand Dollar in questo momento resto flat perché non mi dà nessuna informazione al riguardo. Passo a Euro GBP, mentre invece per quanto riguarda l'Euro GBP molto probabilmente, vedete, dalla price action e dai pattern personali sembra che la coppia vuole intraprendere una strada ribassista, però al momento sembra che vuole entrare anche una fase, diciamo, si trova nel mezzo tra una fase ribassista, vedete, con queste gobbe d'asino, e una fase di congestione. Voglio attendere che cosa succede al di sotto questi ultimi minimi, questi qua, esattamente 0,7540, per poter poi decidere se entrare short. Passiamo a GBBN. Dalle indicazioni della price action del mio pattern personale che si è formato qui in questo minimo, in questa area
di minimo assoluto importante e dalle indicazioni degli incroci delle medie, ho deciso di entrare al mercato in direzione long. Al momento l'operazione di acquisto è stata ancora trigerata, ma resta tuttora valida. In particolare notiamo come la coppia ha risentito della forza impressa dalla resistenza, vedete, eccola qua, guardate, che ha spinto verso il basso la coppia nella giornata odierna. Passo all'euro D. Qua ho inserito ieri un pendente short sempre sulle stesse informazioni delle medie, quindi incrocio delle medie nonché di alcuni pattern miei personali che si trovano proprio sull'ultimo in area, nell'area più nell'ultimo massimo relativo raggiunto dalla coppia. A questo punto però non è stato ancora triggerato, però vediamo un attimo domani, lascio tutto in macchina, quindi per me il pendente short è ancora valido. Passo all'Eurocad, il secondo, oggi abbiamo assistito a un secondo movimento rialzista di fila che ha spinto la coppia, le quotazioni fino a un massimo 1,53,99, per poi, vedete, nel corso della seconda parte della seduta, ancora adesso i venditori stanno nuovamente spingendo verso il basso. In questo momento ho perso un po' di gain momentaneo, però mi trovo sempre sui 450-460 punti, quindi molto probabilmente se chiude, se la chiusura ci sarà al di sotto questo livello, questa resistenza 1,5317, la resistenza giornaliera, molto probabilmente domani avremo un nuovo rientro da parte dei compratori. Per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione e ci sentiamo direttamente domani sera.